Buonasera gente. Buonasera. Stasera per Afterlife Investigators c'è anche Davide da Roma. E praticamente squadra al completo. Sì, siamo la squadra al completo. Già. Siamo in una struttura veramente veramente imponente. È una cosa esagerata. Siamo arrivati fino a qui perché la storia indica che praticamente in questo posto ci sono state fatte messe nere, c'è morta la gente e ancora sembra che la vitalità del posto non sia morta con gli effettivi eredi e ex padroni. Passiamo la palla per la storia del posto a Roberto. Sì, questo praticamente è un impianto termale che nasce già fin dai tempi degli Etruschi e viene sfruttato successivamente anche dai Romani e progressivamente viene anche ampliato fino ai giorni nostri, perché poi è stato sfruttato fino agli anni 70. Negli anni 70 è stato abbandonato e è rimasto così. Giusto, sono stati fatti anche ritrovamenti archeologici in questa struttura, monete, statuette. Vabbè. E niente. Te? Vuoi dire qualcosa? No, quello che ha detto Roberto è sufficiente, sono stati abbandonati dagli anni 50 e da allora è rimasto nel degrado più completo, più assoluto. Vi avviso già da ora che questa investigazione sarà veramente lunga e pericolosa. Quindi occhi aperti e cominciamo l'investigazione. Sì. Okay. Allora, l'investigazione comincia da qui, ragazzi. Sì. Già qui possiamo vedere le cucine, o perlomeno una delle cucine. Sembra una pompa dell'acqua. Che è successo? Qua c'è le scale che va di sopra. Questa cosa la so io in specchio, ma non ti devo vedere. È l'insegna d'eterno. Tipo l'insegna delle terme, se c'è il nome o qualcosa che può indicare, non riprende. O perlomeno dopo da tagliare. Guarda i termosifoni che c'è. Quello cos'è? Non è un vecchio compressore? Che figata. Frascold. Qui pare che c'è entrata l'acqua. C'è la terra per terra? Sì. Adesso c'è un gabinetto. Guarda qua quanto è ampio, tutto il sole. Porca puttana. Guarda, che c'era qua? Intendo. Forse c'era qualcosa in esposizione. Passiamo al pian terreno. Sì. Sotto. A meno uno. No, stiamo più in terreno, penso. Guarda che figata qua dentro. No, io penso che qui siamo sotto il primo piano, sai? Perché troppa terra c'è qui dentro. Guardo le scalette. Questa non si apre. No. Qua se passa, non mi sembra. Dall'altra parte se passava più facile, infatti tutte collegate già. Esatto, mi sembrava dall'altra stanza se passava più facile. Mermiter, niente? Prima di iniziare all'esterno. Hai ripreso? Sì, sì. Dillo sempre quando lo fai, in modo che la registrazione so dove dalla pesca.
L'acqua. Ah, ok. C'è l'acqua, c'è dove stai pipistrelli? C'è anche un sedilio del pipistrelli, lo ho sentito prima appena entrato. Non ho capito che stanza era questa, forse è legata alle cucine. E qui c'è, c'è un frigorifero, può darsi che là ci tenevene. Ma con la cucina, con forse secondo me, perché qua c'era le cucine, là c'era il salone, ma lì c'era una porta e là c'era il salone dove si mangiava. No, non così credo, piccolo. Non credo. Così piccolo non credo. Quindi mangiamo qua. Le qua. Sono passati. Oggi c'è anche il sopralluogo, le qua è più comodo. Dovresti trovare le scalette, esatto, sali quelle scale e ci abbiamo l'accesso al tutta la struttura. Ok. Ci sei Davide? C'è un'altra tantetta qua sotto. Sì, è da dove si vedeva, da dove eravamo là, che tu hai detto ci abbiamo l'accesso più facile, passate qua. No, quello non si vedeva. Mi sa di sì, eh. Dovrebbe essere questa altra qua. Io da di sopra comunque sembrava di sentire qualcosa. I pipistrelli, sicuramente. No, c'hai ragione, questa era murata. Eccolo. Ecco uno. Due. No, due. Lì c'era una sercita. Ma troppi ce ne sta. E lì è i pipistrelli? No. Ma a proposito. È dall'altra parte. Vazzi che di notte è partito. Ah, vedi là, è dopo. Sì, alcuni vanno via. Abbiamo trovato... Il circuito su, ne avevo fatto da noi sopra. Esatto, che c'era sta... da prestare attenzione. Qui non l'avete vista? Sì, c'è entrato. Vabbè, vedi. Oh, qua fa brutto. Senti qui. No, qua c'è qualcosa, sta a venire i brividi. Accende un po' il registratore panoramico. Senti? Sì. Sì, riceso? Devi passare a schiacciare micro SD. Da. Quasi il vento che si incanala? Ma io quasi che ho sentito un po'. Certo. Non funziona? Sì, adesso sì. Senti. Questo è il K2. Qualcuno qui con noi? Sentito? Sì. Non andare sopra. Sì. Qui è un ottimo punto per mettere il registratore panoramico. Ragazzi, il registratore panoramico lo piazzo qui, eh. Porca puttana. Questa è la cucina principale. Sì. Facciamo una sessione? Vamo. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Puoi parlare da questo strumento. No, riformulo la domanda.
Senti? Vuoi comunicare con noi? Sei morto qui? C'è qualcosa, senti, interferenza. Siamo venuti in pace. Ti serve una preghiera di conforto? Calmo forse. No, no, qualcosa c'è stato. Sì, prima ti ha risposto da sopra, ma non c'è da muovere. Zitti, zitti. Questa è l'acqua di sopra. Quella sotto c'è quella fontana e c'è la fontana dell'acqua. Qui sotto? Sì, sì. Proprio conosciamo per via di pipistrelle. Oh, che corridoio! E il bicchiere che ho finito sopra. Guarda, ma scorre l'acqua lì. Questo proprio interferisce la strumentazione. Che puzza! Esatto, e questo è il quadro del fare. Però devi andare dove c'è il capo che non c'è il capo. Mamma mia, che puzza! Sicuramente, perché vedi che l'acqua va a scorrere sottoterra. C'è la via tutte via. C'è la via tutte via. Davide, Davide, zoom qua. Guarda che roba, guarda che bestia. No, no. Non è pericoloso. No. C'era le banchine. Questa era proprio le terme, terme, terme. Guarda un po' l'acqua che scorre da lando, viene fuori. Viene fuori da qui. Cos'è che calda? Perché diceva che l'acqua veniva a 40 gradi. Ma infatti è caldo qui dentro. È provata l'acqua? No, è caldo qui dentro. La temperatura qua dentro è aumentata di 5 gradi rispetto a prima. Oh! Permesso? Pure me casco su tutto, ma. Mi sa che te casco su tutto per davvero. No, perché non sta legando, è apposta, però. Mettetevi la maglietta davanti la faccia, va, per più o meno impurità possibile. Bah. Questa è tutta... Tutto guano. Tutta merda di pipistrello. No! Guarda che roba! Qua veniamo oltre l'acqua, straripato e ha infangato tutto. Oh, qua c'è le scale che vado sopra comunque. Sì, da dopo, da dopo. E là praticamente sei entrato da quel buco sul muro. Questa roba cos'era, vorrei sapere qua dentro. Cosa? Cosa? Quella. C'è un bagno tipo... No, no, questa è un'acqua questa. Termale. Boccavi dentro e ti facevi la terma. Ah, ok.
Ok, qua? Niente, la stessa cosa. Andiamo a sinistra. Oh. Chi de merda ce n'è tanta, eh? Non dobbiamo respirare, però sarebbe fatta. Eh no. Vedi, lì uguali. E tutti i bagni termali. Tutte stanze per i bagni termali. Qui uguale. Oh! Accende il registratore. Ho sentito qualcosa, una voce. Sei morto qui? Sentiamo la tua presenza. Rispondici tramite questo strumento. Dove sei ora? Cazzo, ma era una fiola. Era una fiola. Senti? No, no, io dico qui, sta a parlare. Niente, lo sta a fare un discorso. Vuoi manifestarti? E no, no, cazzo, si è sentito bene. Eccolo, entrò. In che anno siamo? Senti che è cambiata l'interferenza? Sei qui vicino a noi? Senti, senti. Sì, si sente vagamente, sì. Porca puttana, no vagamente, si sente. Si sente bene, sta proprio parlando. Senti. Prova un po' col mio. Dai, formulate voi. Vai, Davide. Comprendi le nostre domande? Ha fatto più... Cosa ti lega a questo posto? Prova a cambiare frequenza sopra, da quell'altro. È una specie d'alfabeto morse. No, quel TTT lo fa raramente, non mai così. Infatti.
Vuoi che ce ne andiamo? K2 purtroppo è morto. A me mi ha suonato prima il cucina. Senti, ho fatto... Dai, andiamo. Tendi. No, guardate, guarda. Senti, però che... E rialzalo, se hai sentito qualcosa. Non ti dice niente, mi dice? Niente, zero? K2 è morto, si vede che è suonato, però... Prima mi ha suonato, come? È morto, stato, È morto. Spegni il registratore. E continua. Qua? È chiuso? Qua è dove è chiuso? Quindi si apre con la famiglia, ma non credo. Questa è la porta aperta. C'è un pezzo, sì. No, è una rete. Come mai io vedo quel riflesso? Ah, dietro c'è qualcosa. È una stanza. Sì, c'è un corridoio o una stanza. Cavolo. E come ci sei arrivata là? Non ci sei arrivata, non l'avevo mai visto questa roba. Vedi se si riesce a... È murato. È murato proprio? Sì, vedi che lì c'è la calce nuova. È stato murato con del ferro, perché non... Eri tu? Oh! Ok. Avvisa quando sei tu. Guarda un po' in fondo là. Fa un po' una foto giù in fondo, dov'è? Senti, senti. Non hai sentito da solo? Cazzo, porco dinci, è tre ore che te lo sto a dire. Porca puttana, era rubato. Sì, ma prima deve sentire pure una voce prima. Saliamo. Ragazzi, qua la pressione si sta un po' alzata, i passi evidenti, Qui bisogna chiudere la sì. Cioè, gli unici passi che io ho sentito realmente sono stati all'hotel. La mia prima investigazione erano proprio passi dopo che avevamo nominato l'ingegnere che aveva progettato, certamente la seconda volta è spazio molto più forte di prima. No, qui no. No, è la sinistra. Come stai, Davide? Stai bene? Sì, ho respirato un po'. Te l'hai messa la maglia davanti? Sì, me l'ho messa, ma troppo tardi. Bisogna stare attenti, ragazzi. Volevo trovare un punto del registratore? No, ce lo portiamo dietro quando fanno le domande. Andiamo su. Stiamo salendo da te, Adesso non dai che vieni di sotto. Ho messo di mazzino torzione in carne e ossa. Allora. Ma che roba? È la vedi il corridoio. Quante stanze, destra e sinistra? Che un attimo che sta più vicino, poi non vuole più. Sì. Stiamo vicini perché secondo me qui l'entità c'è. Non ci dividiamo più di tanto come gruppo perché stasera mi sa che c'è da passare casini. Guarda che storia qua dentro. Grazie.
qui. Ma io secondo me, vedi che da sotto è sembra collegare. Secondo me qui c'è imbucata l'acqua. Vedi fino a dove? C'era la riga blu. Se tu fai caso. E dopo scolava. Qui arrivava fino alla riga blu e poi questo è l'ascensore, roba. Anzi no, questo è un montacarichi. Comunque vi dico, noi stavamo laggiù, quindi la stanza da dove faceva la parte stava là fuori dal mondo, la faccio proprio da l'ultima di questo piano. Quindi anche veramente c'è qualcosa. Andiamo. La stanza è pronta, piano piano. Io ho sentito che stavo sul fuori. Magari ci dividiamo. I primi due a destra, io e Roberto a sinistra, tipo. Ok. Io tutti i lati uguali. Sì, però vedi, questa c'è una stanzetta in più. Quella è là. Eh no, ah sì. Però prima non si vedeva questa porta qua. Là. La vedevi tu? Oh! No, la penso che non è quella, eh? Era io questa. Ah, sì. Sta attenti, ragazzi, ditelo, porco dio. Non era lo stesso suono, essere sincero, però. Eh no. Non era lo stesso suono, per niente. Guarda, c'è la scala che va di sotto. Ah, qui siamo entrati nella facciata centrale questa, che c'è il buco sul muro. Ah, sì. E sotto si ricollega con i pipistrelli. David, te e David, se volete andare a riprendere il buco centrale. Davide, non ti dividere da Davide. State insieme, per favore. Accende un po' il registratore panoramico. Vuoi risponderci? Sento un... sì. Acceso? Sei qui con noi? Prima ti abbiamo sentito parlare. Ti trovi in una di queste stanze? Oh! No, non ti ho dato risposta. Sì? E allora ti trovi in una di queste stanze. Un'altra volta. Ancora! Ancora, sta parlando ancora. Puoi indicarci in quale stanza sei? No, perché se lo sento solo io sono scemo, ma se lo sentiamo in più di uno.
Senti? Sento qualcosa. Fai un rumore. Attenzione qua che ce l'hai sfondato. Pare che sta piagnendo. Eccolo, un'altra volta. Senti, senti. La monta una stanza a fa con lo spetto blu e rosso. Quindi 6 e 9, si è sbassato, tanto. Eccola, hai sentito? No. Sei qui? L'ho sentito te? Oh! Porca puttana! No! Sei girato? No, non era che passava. Aspettando, se no sei qui da tutto. Porca puttana! Esco? Praticamente questa cosa è una specie di un balcone. Un balcone. Questo è il balcone a terra. Oh. Allora, un attimo di trovare, abbiamo sentito basso. Io l'ho sentito un'altra volta. E io pure l'ho sentito. Era il rumore. Il rumore dall'altro ho sentito io. Perché qua mi sono spinto del legno. Pare come se avessi fatto una pistata e mi sono soffitto del legno. Io l'ho sentito distintamente qua, ho detto una cosa da sotto però. Proviamo dopo a fare l'altra. Proviamo un po' a fare il lavoro con l'altra. Tanto da sotto e robe. Hai visto qualcosa? Stava ancora la faccia un sacco di quadratini che si muoveva così. C'è qualcosa, si sente benissimo che c'è. Scende? Piano, piano, basta piano. Se puoi, ripeto, se puoi rispondi a questo rumore. Sono acceso, ho sentito qualcosa di sopra. Se puoi, se hai energia, rispondi a questo rumore. Qualcosa è? Ragazzi, io non so se volete sentito, ma io ho sentito una specie di lamento. Io no, perché da qua non sentiva niente. Io non ho un lamento, sembrava occuparsi un... Una roba strana. Vabbè, non so come dire. Il tuo mio si sente piano, si sente più possibile quando lo fa la strada, quindi non è... La volta ci siamo sbagliati e stava... Era accesa tutta forza. Vedevamo che era un'altra cosa.
Dobbiamo provare a vedere se praticabile qualcosa ancora di sopra. No. Scale sicuramente praticabili. Ma anche qualche piano, perché qua sono le menti in priorità. Però non so quanti piani ancora. Però non tutti che li hanno. Ma lo vedete in alto che è tutto fatto tipo a cappella? A volta. E tutte volte. Ogni volta è due stanze, una a destra e una a sinistra. Okay. Guarda sto portone. Nuovo piano. Guarda che storia. Che è successo? Un fruscio, hai sentito? Una cosa che sventola intorno, la finisce di qua. Non ce n'è? Questo piano non c'è, ma dentro lì. C'è ancora acceso? Ma non fa nessuno qui. Questo sembra come di sotto. Oh, ho visto un orbe là. Sì. L'hai visto pure tu? Sì. Sei qui con noi? Prendi energia dalla nostra attrezzatura se non ce l'hai. Senti, mi sta venendo i brividi. Già che mi ho visto l'orbe lì. Dove l'avete visto? Lì. Però spettro bianco credo che non gliela fai a piarlo. Lì, praticamente è passato da qua a là veloce. Verso la finestra. Sicuro non era un riflesso? No, era un orbe. Si è visto proprio una palla di luce. Andà via. Cazzo, quanto è spettrale. Giusto così. Ma guarda quanto va su ancora. Tanto è 5 piani. Devo contare un po' di 5 piani. Siamo al terzo. Aspetta un attimo, fermi. Fermate un attimo. Silenzio totale. Cazzo, sento solo io? È una specie di lamento, come se uno sta male in intelletto e sta per morire. Certe volte si canalizzano di solito morendo sulla persona, quindi magari c'è un riesco sì, come io non più. Destra? No, un attimo, fammi una cosa. Tiro quella proprio dentro quella porta lì. Occhio, mi dice che sono rispondato. Lo vedo già qui, anche di qua a sinistra. Occhio, dove mettere di dietro. Qua a sinistra non c'è seconda, ragazzi. Non c'è seconda direttamente con noi. No, ci hanno messo una tavola, ma no, è molto pericoloso. Qua sopra pare un altro stile di porte.
Sì, infatti. Sembra più un 9. Guarda ancora l'ascensore pure. Sì, sì, quello c'era proprio di sotto. Mentre voi facevate a sinistra, a destra, noi facevamo a sinistra. Adesso fanno all'incontrario. Voi fate a sinistra, io Roberto a destra. Robby? Robby, guarda, guarda per terra. Guarda che roba. Vedi come è fatto. Vedo che c'è stato, c'è qualcuno? Lì ci si è impiccato qualcuno. Cosa? Guarda. A cosa serve? Okay. Oh buoni, che qui se va giù, è di legno, perché questo qui. Guarda quel ciocco di legno là, che cazzo ci sta a fare? Proviamo a domandare se c'è qualcuno sul piano. C'è acceso? Vado io? Vai. Ti sei impiccato? In questa stanza? Sembra questo è il rumore che sentivi prima. Però adesso sono stato io, eh? Sì, però okay, è però questo. Potrebbe. È però, da qui. Però sai che c'è? Era giù, invece qua più su. Cioè noi stavamo più giù. Sì, ma... rispetto a... Quindi può essere pure c'è un'altra stanza con questo legno, eh? Sì, però il rumore era simile a questo. Là c'è una luce. Spegnete le luci. Guarda. Dall'esterno sarà la luna. Vediamo l'esterno se la luna. Cazzo, ho visto l'ombra quando hai flashato. Non mi sa che ho beccato qualcosa. Provo a flashare io con la luce e poi li spegno, però un po'. Hai beccato. Non c'è più, non l'ha fatto più. Aspetta, c'è una funzione di questa torcia che emette dei flash continui. Prova a fare le domande col K2 qualcosa acceso mentre io. Aspetta, prima fammi vedere la funzione. Ok, è questa. Vai. Guarda, guarda, la vedo che sta venendo oltre da qua. Mi pare che l'ho vista pure. Cazzo, guarda! Sì, sì, si è passata proprio sopra la testa. Però ho visto un'ombra fiochissima. Sì, sì, sì. Adesso distruggo il raggio. No, questo è un caso. Aspetta, vuole distruggo il raggio. Prima... Cazzo, ma prima c'era quella sedia lì. Oh! Ok, fai una domanda. Quel zampo di sedia che si vede dentro la porta. Non ci ho fatto caso, ma credo di sì, allora. Avremmo dovuto sentire spostarsi. Però fai una domanda, Luca. Aspetta. Vai. Sei qui con noi? Sei un demone? Se sei un demone, come ti chiami? Guarda, si forma una palla nera al centro del flash. Ha già un demone ci ha risposto. Per favore te lo chiedo, se sei un demone, dimmi come ti chiami. Lo sappiamo che qui hanno fatto le messe nere. Quanti siete? Cazzo, io l'ho vista, l'avevo vista tutti, dai. L'ho vista proprio quando passava. Io l'ho vista che partiva da laggiù e veniva oltre. La funzione della luce è passata.
distanza quanto entrare. Comunque è vero, era sto legno che faceva il rumore su. E secondo me non deve stare. Perché no, ma giù è possibile, è troppo lontano. Potrebbe essere che. Aspettatemi, ma nelle ultime aspettate sempre. Sì, sì. Può essere che qui, avendoci fatto le messe nere, non hanno chiuso bene il portale. Sento una roba strana. Senti? Hai sentito a camminare sopra? Io adesso più che altro mi sento che caldo, non so se lo sento pure tu. Sì? Pare che stoppi a fuoco, guardami chi. Però la temperatura è sempre stabile. No, ma pare che non è che esterna, ma dentro da dentro che va. Sono... Sì, la luce era anche era perché era fuori. Capito? Io non lo so, ma qui c'è stato fa. Attenzione ragazzi, eh? Siamo tutti vicini, più o meno. Questo? Qui c'è qualcosa di molto strano, io non l'attraverserei sta porta. Praticamente quello che mi pareva una sedia invece è una finestra con catenaccio. Però io non attraverserei sta porta ragazzi, eh? Non lo so, avvicinatevi ma. Non lo so che è stata fatta una messa nera qua e non è stato chiuso il portale del demone che è stato chiamato. È rimasto intrappolato in qualche modo. E fuori su un balcone pericolante, forse in una delle stanze è più probabile. E lì è... Non lo so, a me mi fa strano sta porta qui. Sono avvicinato al meter. Proviamo a fare il flash con... quello più piccolo, eh. Più piccolo. Hai sentito il tip giù? Sì. Eh sì! Era fuori da qua, mi sembrava. No, io sento per qui. No, no, era dalla parte di Davide. Forse ma... era il pipistrello, ma si sentiva questa era là. Forse. Boh. Ah no, aspetta ora ragazzi, se qui da qua sono sentiti i passi, riproviamo la prova di prima con... Aspetta, qualcuno deve reggere la torcia verso là, perché io devo tirare fuori questa. Andiamo un po' più indietro. Fallo dall'altra parte, perché l'entità ci ha attraversato la testa. Fermati qui e fallo verso là. Non verso la sedia? No, verso là, qualcuno perché... Qualcuno deve... No, aspetta, dovresti tenerla puntata. Allora, o così, oppure provi a provare così. Aspetta, questo lo preferisci? No, più veloce, perché l'entità si muoveva molto veloce, l'ombra che mi ho visto okay, prima. Raggio un po' più stretto, a posto. Aspetta, aspetta, accendi. Registratore acceso? Sì, ho appena acceso. Guarda, se vede sembra delle lettere... Praticamente sul lato destro, in alto, sinistra, centro, guarda! Destra, in alto, sinistra, centro. Guarda, sembra... Sì, guarda, sembrano dei numeri. Non lo so, è una scritta strana. Ma hai sentito un passo di sopra? Sì. Ma questo... Lo vedi, Davide? Vedo qualche simbolo, io vedo qualche simbolo fatto... Guarda, tipo sì, un 9... Io davanti, esatto, vedo... Mi sembra... Sai quei simboli fatti col cerchio e la croce sotto? Qui? Non lo so, ma ce n'è tanti, eh? Guarda, sì, guarda, guarda, sì, guarda. Sì. Si vedono distintamente.
Speriamo che le ripia con le telecamere. Non so però dove li vedete, non ho capito. Praticamente c'è all'angolo qui a destra, davanti a noi, dirimpetto alle due porte. Dirimpetto alle due porte, un 9 qui, che ogni tanto scappa. È un cerchio con. In alto, una testa con due corna. Io a seconda di dove guardo penso che vuole tutti diversi. Vero? Però dei simboli. Però a seconda io vedo. Sono tutti diversi i simboli però. Io vedo sempre quel simbolo lì, il cerchio con le due. No, invece mi pare che vedo una specie. Io vedo tutti diversi. Una specie di luna, a me mi vede metà, sempre lì, ingenuata la porta. Tenela più al centro, Robè. Allora, X, 9. O se, perlomeno sembrano dei 9. Cosa vuoi dirci? Una specie di farfalla. No. Senti! Cazzo, hai sentito la tintinna? Senti adesso? Oh! È il secondo che lo sento. Questo non è un'impressione. Ragazzi, è una cosa. Porca troia! Particolare, ho sentito dei lamenti distinti. Mai successa una cosa. Porca puttana! Ve l'avevo detto che io me lo sentivo appena siamo entrati giù di sotto che c'era qualcosa di strano. Veniva da qua, mi sbaglio? No, veniva dappertutto, era tipo. Non era un punto fisso. Io l'ho sentito per due volte proprio dal primo. Ragazzi, non era mai successa una cosa così distinta. Cioè, seriamente qui c'è qualcosa di grosso. Cazzo. Ho fatto più un corpo. Rotto l'elastico. Rotto ti ricordi? Come cazzo ha fatto a rompersi la stringa? Mi si è rotto l'elastico. Hai capito? No, io no. Come? No, nel senso che lui. Allora, raccontagli quando. No, aspetta, questa è una cosa che si racconterà dopo. Finiamo a fare questa investigazione perché qui stiamo veramente in qualcosa di grosso, eh. No, veramente funziona la telecamminata. No, non te. Ragazzi, in fila, destra-sinistra, uno affianca un altro in doppia fila. Stavolta c'è qualcosa di malvagio secondo me. Sì. Però ancora sì, se hai visto ma non ti è manifestato nella tua. Che cazzo è che te vi addosso? La tua magnificenza. Ma i lamenti l'abbiamo sentito tutti. Sì, non è. I passi l'abbiamo sentito tutti. E 01 fisso. Sì, ma là non c'è poi andare, Davide, non c'è andare là. No, tutto per terra, non c'è più il pavimento. No. Che è successo? Non lo so, mi manca il fiato. Mi manca. C'ho le palpitazioni. Ehi, ha sbattuto una porta. Le senti pure voi? Sì, io sento tutto. A dove? Era di qua, a sinistra. Senti, ma su più di una volta è sbattuto. Oh! Questo è un piccio. È un piccione. Pure piccioni. No, qui è un macello, ragazzi, è pieno di merda. Lo so, però dai. Cosa fai? C'hai i mucchi di merda grossi come un cristiano. Vai via. Sì, no. Cosa fai? Che c'è scritto? C'è un biglietto. Basta che non lo respirare.
Sì, c'è un biglietto. No, è il, della buttia. Porca miseria, qua proprio catticcioni da anni e anni. Ragazzi, mettetevi la maglia davanti la faccia. Io ho rivisto qualcosa laggiù, a me non mi... ormai stasera... Robè, mi fai una foto di dietro e davanti? Ecco, immaginavo. Li sento proprio, ce l'ho sulle spalle, li sento proprio, mi sta buttando giù un bel po', mi sento male. No, 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 non qui. Ragazzi, non andate sulle stanze, il legno è tutto fradio. Stasera guarda che luce che fa lì, è una roba assurda. A Luigi Davide? Sono io. Ah, ok. La prova di qua non ci veniva, che lì è tutto sfondato sulla prova di qua. Torna la luce di tutto. Ragazzi, attenzione che stasera ci famo male, Oltre all'entità. Perché qui... è tutto dilaniato. Da un piano a un altro, è alto. E anche il solare, non so basso. Sentito? Un tonfo? No, non va meglio. No, no. Finimola fa. Penso di riuscirci, dai. Qui è crollato. Qui è crollato tutto. Che roba, ragazzi, fa una foto qui dentro, non lo so, fa una foto lì dentro, no, porca puttana, sì che è una chiesa, come cazzo abbiamo fatto a non vederla prima? Perché non era chiusa. Ma era lì dove c'era... No, non era dove c'era. Questo non l'abbiamo vista. Com'è possibile che l'abbiamo... Cazzo, non vedi che là c'è un flash di luce? Stiamo sempre salendo piano piano su questi balconi.
Vai, attento, dovresti, guarda che adesso, ho capito quello che vuoi fare tu per vedere sotto però. Adesso torniamo di sotto dopo ma sotto non c'era, io non l'ho vista questa, o non l'abbiamo vista o non ci si poteva passare perché era sfondato il pavimento. Dov'era sfondato il pavimento? Perché qua siamo, sì. Qua siamo nella... Perché c'è un tavolo lì in mezzo? È lì allora che hanno fatto le messe nere, no? Ma se, era una chiesa, no? Allora, una cappella. L'hanno adibita ad altare, sicuramente. Cioè, a... cioè, quello è un altare, non è un tavoletto. È un altare. Sì, è vero. O l'hanno adibita o già c'era e l'hanno usato qualche cosa. Io su quella trave di legno sono quasi sicuro che ci posso passare senza che crolla, però. No. Tu sarai matto, non ti ha detto. No, vede un po', Vede un po', Che oggi chiamiamo l'ambulanza. No, di sotto, al piano di sotto, noi non siamo andati di qua, stai prendendo energia da me? Stai prendendo energia da me? Non ce la faccio più a sostenerti. Prova a prendere energia da qualcun altro. Mi tremano le gambe. Continua. Che sentire? No. Come qualcuno che cantava. No, ce n'è un altro. È infinito. È un labirinto infinito. Guarda qua, guarda qua. David, entra qui. Sta attento però, Sta molto, molto attento. No, ma io pare che leggi un po' di mezzo. Sì, beh, se sostiene tutti questi pezzi di braccinacci, penso che... Robè, fa un paio di foto e ritorna, perché io mi sento ancora che c'è l'entità intorno. Qua pure è spaccato, c'è un muro rotto. Bene per niente. Tanto. Porca troia. Visto come è venuto addosso? Sì, io l'avevo venuto scalinata. Attento a come riprendi, David. Mi sa che ti sei spenta la telecamera. No, niente.
Cos'è sangue? Oh, questo è sangue. Guarda, questo è sangue. Ragazzi, qua c'è il sangue. Guarda che sgrizzo. Questa non è vernice, eh? Vedi come pelli precisi? No, è uno sgrizzo che parte da qui e fa, capito? Come se... non lo so. Questo è sangue, non è vernice. Cazzo. Però vedi, guarda, qui è uguale a qui. Vedi? Non lo so se... le gocce più intense e poi a rifinì, non lo so. Non si capisce che... Guarda, se tu guardi lo spruzzo del sangue, allora qui sembra puntinellato, no? Così. Poi se tu già guardi verso qua, è più rivolto verso sinistra, qua ancora verso sinistra e qui ancora di più, proprio al massimo verso sinistra. Quindi lo sgrizzo è partito da destra a sinistra e sulla porta pure, guarda, sulla porta. Dov'è il sangue? Qua. Non lo so, non penso i fili della corrente. Scusa, avete visto il sangue? Guarda. No, no, quello è sangue proprio, uno sgrizzo, guarda. Parte da qui, puntinellato, e sempre più verso sinistra, guarda, fino alla porta. Sì, è vero. Che sgrizza verso sinistra comunque, vedi, tocca e sgrizza. Come stai, Luca? Un po' meglio, forse l'entità ma mi ha lasciato perdere quando gliel'ho detto. Piano superiore. Guarda che di merda. Guarda che di merda. Mi raccomando, foto a rotta di collo, eh. Non parsimoniano me ne frega niente perché sta botta l'hai mocchiappata. Sì, altro qui, guarda, guarda fino qua. Fatto a forma di triangolo qua. Guarda, sghizza fino a per terra. No, ma quello è... anche le pasta, sì. Oppure dell'altra parte, sì. Non è quello, guarda. Vedi che lo sghizzo è verso destra. Che indica qualcosa? Ah, non lo so. Vogliamo provare a domandare l'entità di chi è questo sangue che appartiene. Ditelo voi perché io non gliela faccio più, se mi si attacca un'altra volta casco per terra. No, devi vedere proprio qualcuno qua. A chi appartiene il sangue su questi muri? Mettetelo vicino all'orecchia che lo senti meglio. È stato compiuto qualche rito con questo sangue? Senti, senti, sembra una voce. Senti. È acceso il registratore?
Hai sentito te che ce l'hai vicino all'orecchio? Vedi? Cos'è successo in questo corridoio? Perché si muove i capelli d'Annabel? Stanno coprendo l'aria. Tu lo trovi che ha fatto qua. Il tuo? Sì, ogni tanto si può stare la doppia, ma non si è mai chiuso questa cosa, mai. Cappa mio proprio è stato sempre. Qui. Eccola. Hai sentita? Mi sentite pure tu, stai vicino a me? Raga, per lui viene da qua. Occhio che quella fatta così di sotto era tutta sfondata. Non ti addentravo io. Ci provo, Sì, ma sta attento. No, dai. Davide, non rischia, Davide. C'ho le corde di sotto, Davide, non rischia. Ma dove? No, sta attento. Anche perché laggiù credo che manchi proprio il pavimento. Perché può darsi che sei un demone, cioè sta a fa apposta richiamate da quella direzione. Sì, sì. Se è un demone, cioè può fa apposta a chiamate in quella direzione per fate cascate sotto. Non c'è nulla che qui è stanabile. Io però vedo. Non c'è andata. È tutto solido, però se no non c'è andato. Almeno passa i raggi. Sopra destra però tirai pure un po' la roba sfondata. Tu la scatta qualche foto. Sto facendo, non c'è molto male. Sta attento che si può manifestare anche con la risata, è tutto pieno di sangue. Qua su è tutto pieno completamente di sangue. Hai paura di noi? Ti stai nascondendo? Qua pare tutti grassi. Tutto graffiato. Io ho detto qua. È tutto pieno del sangue il muro fino a qua giù. E dove arriva il sangue? Fino a qua. Perché si ridi tante volte usava che sgozzava un pollo, una gallina, no? Forse pure che cosa vuole squizzare. La matosca dall'aggiù dal piedi fino qua. Quanto sangue c'aveva sta gallina? Che era ammaiata. Andiamo a vedere l'ultimo piano, raga. Roberto, fotografa e fai cucire all'angolo. Così. Sì. C'era qualcosa? Prova a entrare leggermente dentro la porta. Vado io. No, per foto, per fare la foto. All'angolo a destra. Sì, no, ci ho preso pure la finestra. Tutte e due, dove? Comunque quando scendiamo dobbiamo assolutamente provare ad andare su quella di sé. Cioè io ci provo. Sì, vai, il sangue, ok. Forse il triangolo è una roba edile, perché c'era scritto pavimento finito però. Sì. Però queste le cose si sono incrociate, perché comunque i simboli potrebbero. È una cosa che non c'entrava niente. Allora, con la matita è simboli edili. È quello con la matita, dove c'è scritto inizio, il triangolo con la matita, però tutto sto sangue quello che c'è no, qua, no, quello non va a questo è sangue, punto.
Guarda un po' in questa stanza qua di fianco, David. C'è una stanza a fianco a destra. Oh. Ci sei arrivato? Ah, beh. La temperatura è di 1 grado. Nel giro della stanza, perché nel giro della stanza si è abbassata. Vabbè, un grado e poco. Può darsi quel corridoio c'è più alto, niente. Ma proviamo da sopra? Sì. Speriamo che sia lui. Ma hai visto come le scale sono più strette? Andiamo su una specie di sottotetto, qualcosa del genere. Sì. Direttamente fuori. Attenzione che ci stanno tavole con i chiodi. Sentito? Il K2. Hai sentito? Il tuo? Sì. Sì, qua arriviamo sul sottotetto. Lo immaginavo. Poi non so, io pare che sento sempre la voce. Sì, che rimbomba anche le orecchie, vero? Comunque abbiamo assistito a delle cose veramente. Qua siamo arrivati all'esterno. Ma che c'è? Allora, qui c'è l'ascensore, il motore dell'ascensore. Questa è la nostra? Sì. Sì, sì, siamo all'esterno. Cioè, attenti a non andare verde, eh. Ma pure qui, che bell'altra tutto un po'. Che c'è quello per te? Non lo so. E guai, eh? E guai nel tempo. Sì. Come vai con la telecamera? Che un pezzo che c'è? Ok. Ok. Qui ci siamo. Zitti? Fermi? Ho sentito un altro. Ma cos'è? Veniva l'acqua da quassù? Non può essere. Come stai con lo spirito? Come stai, ragazzi? Per un attimo qua. A posto, ritorniamo giù. Dove stava qua?
come fai? È il pavimento tutto sfondato da derivacce. Davide, fa come te pare, ma... Io sono leggero, se ho visto bene, c'è sta una trave lunga, sì, che poggia su più di uno, quindi dovrebbe reggere. Però... No, ma ovviamente prima di appoggiarci totalmente il peso, non è sincero. Allora, praticamente che sarebbe stata al secondo piano della chiesa? Terzo. Terzo, quarto. Davide, ci sei? Ragazzi, stiamo vicini. E se prendiamo quella scala lì e la mettiamo sopra? Oh! No, hai sentito qua? Io l'ho sentito, infatti non so se è stato un animale che mi trova un pompo. Davide, è da qui. Era questo il piano, chiesa sì. Stare là a destra. Sì. Questa tavola qui. Ascolta a me, se non gli... No, la non ti prendi. Facciamo una porta. Non guarda fino quello lì più bianco, non ti prendi. Facciamo una porta. Mi sta prendendo i brividi forte, eh? Una cammina e mezzo. Qui è solido. Ecco. È alla chiesa. Dai, mettete in fronte questo. Segna il meter. Quanto? Non fai le palle. Aspetta. No, te la tiro. No, lascia. Che? La luce. Ce l'ha. Ce l'ho, ma fa poco effettivamente questa. No, Davide. Aspetta. Dov'hai? Da rischia in due. Sta buono lì. Fermo. Oh, mi segna verso... Mi segna verso di voi, eh? Non cammina lì. Roby, lo vedo. Sta tranquillo. Che ne so, cammini in mezzo. No, lo vedo. Sta fermo, tranquillo, te la tiro. Mettetela la buona saccoccia. Lascia aperto, cosa ti dire che lo fai sbilanciare? Ma che... Lascia aperto. Fa così, guarda. Ah, da qua dici? Da qua. Metteteci questa e accendela con un motore solo. Leva la già. Dai, non vanno a rischiare due. Allora, io provo a entrare. Parla ad alta voce, dice tutto quello che serve. Allora, qui innanzitutto il pavimento è solidissimo. Il pavimento è solido. Sì, allora sto procedendo nella navata centrale. Sto andando verso l'altare. Il meter non si muove, c'è una statua praticamente a terra che dal busto in su è rotta, sembra come se di un santo così, c'ha una veste. Sembra cesso. C'è il piedistallo e tutta la veste. Guarda che la telecamera è accesa. Continua a parlare. Adesso inquadro l'apertura da dove noi vedevamo prima questa chiesa. Adesso
provo a fare una sezione. Attenzione 04. Allora, chi c'è qui con noi? Aspetta. Spengo questo, accendi. No, ok. Okay. Devi sentire se stanno qui quelli che perseguitano Luca. Stanno qui quelli che perseguitano Luca? Cosa è successo su quest'altare? Allora, l'altare c'ha delle croci lungo tutto il perimetro. E anche sopra. No, non c'è traccia di sangue al momento, non le vedo. Queste sono croci normali dell'altare, guardate qua però. Dando una stampa a tutto che potesse, penso, la Madonna. Fasciata o per caso che sia cascata o qualcuno l'ha tirata giù. Da dove non saprei. Probabilmente da lì. O stava lì, però mi pare un po' strano. Come si dice? Allora c'è scritto. Molto probabile. Possessato. Ah, ok. Impossessato. Non salire là. Ok. Comunque i passi si sentì distintamente, i lamenti pure, sì. E quei numeri, quei simboli che apparivano. Ascolta una cosa, io volevo fare una sezione lì, chiusura, ok, da lì a qua, ok, che si vede tutto sopra, te ne vado da piedistallo, ok, il treppiedi, te tengo tutto io il resto. Allora, qua, no, questo non porto dietro perché compagno. L'1, 01. Tante volte, compagno, guarda, guarda. 02. Volevo fare la chiusura qui perché qui ci ho visto l'orbe. Allora da qua verso di là, che magari l'entità, che ne so. Famo l'ultima sessione di Spirit Box io e te. Pronto? Vai. Prima ti abbiamo visto in questa stanza, io e Roberto. Che cazzo è?
sono stati loro, è stato un po' di quelli primi che ho sentito. Così forte? Sei stato tu a fare questo rumore? Rifallo per favore. Sentito? Siamo qui per te. Dicci se hai bisogno di una preghiera di conforto. Signori, qui si conclude l'investigazione di questa sera, dove abbiamo trovato diverse entità. Da uno spirito, si presume benigno, ai primi piani, fino a una presunta entità maligna ai piani superiori. Taglierò poco di questo video perché è veramente stata tutta l'investigazione un susseguirsi di, non lo so come dirlo, di eventi, scusate, ma sono veramente provato e stanco, perché a un certo punto l'entità, non lo so, ha preso la mia energia e non lo so, mi sento veramente male. Ragazzi, se volete dire qualcosa, che sensazioni, quello che avete provato, fa tutto nel video, perché non è facile descrivere quello che abbiamo provato in quel momento, quindi in quei momenti, ma in quel momento particolare quando abbiamo usato la torcia flash, lì è stata la torcia. Sì. Decisamente è un'indagine piuttosto del solito. E praticamente c'è stato tutto, ho sentito voci, rumori, lamenti, segni, segni materializzati. Quindi un po' di stello che posso andare. È stata un'investigazione veramente, veramente tosta. Quindi noi qui vi salutiamo, scusate, e niente, vediamo l'appuntamento alla prossima investigazione con la Star Life Investigators. Altrettanto emozionante. Un bel pezzo che come questo sarà difficile, sarà molto difficile. Arrivederci a tutti. Ciao,